Buonasera dalle gelide colline del Piemonte, ma con il cuore e soprattutto con la paziente e sapiente regia di Mariano Lopiccolo in Sardegna. Bentornati emigrati, quando loro eravamo noi. Storie ed aneddoti di migranti e migrazioni raccontate dai protagonisti. E il protagonista di oggi è davvero un emigrato molto, molto particolare. Pensate, dopo aver lasciato la sua terra, la Sardegna appunto, ha fatto mille mestieri e vestito gli abiti più disparati. Ha iniziato, pensate, con quello da prete. Ma subito dopo ha capito che forse gli stava un pochino stretto. Allora da lì ne ha indossati molti, molti altri. La divisa dell'esercito tedesco, quella dell'esercito italiano, addirittura quella da figlio dei fiori, il vestito arancione. Poi ha fatto il barista, il cameriere, il benzinaio, il carabiniere e addirittura il poliziotto. Com'è possibile tutto ciò, chiederete voi? Beh, tutti questi abiti, tranne uno, il primo. Li ha indossati davanti ad una macchina da presa, sui set di tutto il mondo, perché stiamo parlando di una vera star del cinema, che sicuramente tutti voi conoscerete e che almeno una volta nella vita vi avrà regalato una risata. Andiamo nel Lazio, a Bracciano, nelle campagne romane, dove tra i suoi ulivi, i suoi mandorli, le sue vigne, ci faremo raccontare l'appassionantissima storia di Sandro Ghiani. Ciao Sandro, come stai? Bene, grazie. Tu? Bene, benvenuto nella nostra trasmissione Emigrati, che è una trasmissione curiosa e andremo a farci un pochino di fatti tuoi in modo insolito, diverso da quello a cui sei abituato. Andiamo a intervistare il Sandro Ghiani emigrato principalmente. Sei pronto? Presente. Prima di tutto, da dove sei collegato? Dove vivi, Sandro? Io sto a Bracciano. Nelle campagne di Bracciano, non proprio vicino al lago. Ti sei ritirato in campagna, quindi. Io sono stato quasi sempre in campagna, quasi sempre. Ho fatto 15 Ah, hai anni a vissuto. Roma, poi sto... Sì, a Roma, 15 anni, il primo periodo. E poi sono andato in Umbria, in campagna, sempre, ho 7 ettari, era un casale bellissimo. Poi mi sono sposato e sono venuto qui a Bracciano. In campagna, naturalmente, perché mi In piace la terra, campagna. mi piace lavorare in campagna. Cosa bellissima questa. Sandro, da quale paese sei partito della Sardegna? Di dove sei originario? Ah, guarda, è una frazione di Carbonia, si chiama Caput Aquas, che vuol E quindi. dire capo dell'acqua, ma nessuno aveva l'acqua in casa, lo sai? Ah, quindi un nome. È un nome che trae in inganno, diciamo. E quando sei partito dalla Sardegna, quanti anni avevi? Beh, avevo 13 anni quando sono entrato nel seminario Hasse Largius. 14 anni quando sono andato a Tortona, in Piemonte. Ah, ho capito, quindi da Carbonia sei emigrato in Piemonte per andare in seminario. Per andare insieme, Poi sì, cos'è? certo. Per andare. Studiavo da Poi prete. però mi sembra che non ti sei fatto prete, o sbaglio? Così, No, a non occhio. è trovato. Dopo un lungo periodo di preghiere, di messe, ho preferito lasciare il seminario. E poi sono andato a finire a Roma a fare il militare alla Cecchignola. E Ah, lì bellissimo. ho conosciuto, pensa, dei ragazzi romani che facevano le comparse al cinema. Ho detto, cavolo, io sto nella patria del cinema qui e io non posso tornare indietro. E quindi mi sono fermato a Roma. All'inizio è stata un po' dura, insomma, non avevo un appoggio, non sapevo dove andare a dormire. Insomma. Dormivo alla stazione Termini, ecco. Oh, Nelle panchine della stazione Termini. Mi ricordo che alle 2 di notte venivano a fare pulizie, mi cacciavano, poi facevano le pulizie, io verso le 4 ritornavo là. Con i miei cartoni, con la mia valigia. E questo l'ho fatto per 20 giorni. ospite. Ecco, io sono rimasto lì, ecco, perché mi piaceva recitare. Già qualcosa avevo fatto in seminari, negli oratori, avevo fatto così, delle piccole recite. E mi piaceva, mi piaceva. E allora ho detto, ci voglio provare. E quindi mi hanno presentato un agente cinematografico, che però faceva soltanto faceva i provini, faceva lavorare soltanto
i bambini. Però questo signore, Ioannucci, mi ha detto: Sandro, guarda, hai una bella faccia cinematografica, hai fatto già delle cose anche in teatro, ti presento un altro agente che è molto bravo. Quindi questo agente mi ha preso anche in simpatia, ha detto proviamo, e quindi andava in giro a portare le mie foto. Poi ti dico, non ho mai fatto un provino io per il cinema, piaceva la mia faccia, si faceva un piccolo colloquio con il regista e poi lavoravo. Tutto qui, questa è la mia storia. Proprio un inizio da immigrato tipico, quello di andare a dormire alla stazione, ne ho sentiti tanti anche qua a Torino che partivano i primi tempi, mio padre stesso mi ha raccontato cose simili, i primi tempi la si passava così dove capitava. Volevo precisare una cosa, che io ero andato lì, avevo un indirizzo in via Induno, da un istituto, insomma, avevano questi ragazzi che studiavano, istituto di Donorione, insomma. Io a Tortona stavo al Donorione, quindi mi hanno dato questo indirizzo del Donorione a Roma. Non mi hanno voluto perché non avevo i soldi, e quindi ecco perché sono andato a dormire poi a stazione Termini. Poi passeggiando per Roma, in un negozio ho letto cercasi attori e attrici tutte età, presentarsi circonvallazione gianicolense numero 132. Pensa, mi ricordo ancora, sono passati molti anni. Ti ricordi ancora l'indirizzo, anche bello complicato, te lo ricordi ancora, ma anche il nome di questo qui che io non posso dirlo. Mi sono presentato e mi hanno fatto due Polaroid e mi hanno chiesto 30.000 lire. Allora c'erano le lire. Di che anno stiamo parlando? Stiamo parlando del, mi pare, 75. 30.000 lire del 75? Sì. Che erano tante. Erano una bella cifra. Era una bella cifra. E allora ho detto, scusate, ma io, poi mi hanno visto acconciato così, con la valigia, con quei vestiti così. Forse ho fatto anche tenerezza, non lo so. Mi hanno detto: senti, noi ti diamo questi volantini, tu li porti li attacchi nei negozi, noi ti diamo un tanto, mi pare che era, non mi ricordo quanto era a volantino, non mi ricordo. E, insomma, io ho fatto quel lavoro, sono andato in giro a attaccare questi manifestini, queste locandine, e con quei soldi sono potuto entrare al Donorione in via Induno 5. Complimenti, Sandro. Vedi, quando uno ha una vocazione forte da seguire, che qua hai seguito la tua vera vocazione, poi hai lasciato l'abito talare per seguire la tua vera vocazione con tanta determinazione, quindi solo tanta stima, Sandro, davvero. Grazie. Sandro, torniamo un attimino indietro al periodo piemontese. Quando sei partito per andare in seminario, che avevi 14 anni, come hai vissuto questo distacco dalla tua famiglia, dalla tua terra? Questo credo che forse la prima volta che saltavi il mare e andavi in continente, o no? Ti dico, come l'hai vissuto questo distacco? Allora, in due parole, perché non posso dirti molto, perché sto scrivendo un libro su questa storia. Allora, anzi, facciamo che citarlo, questo libro che di prossima uscita, che racconterà la tua storia, giusto? Poi sarà anche un film, perché già la sceneggiatura è pronta, sta in produzione. Il titolo è Pane e Zucchero, perché era la merenda che ci dava mamma quando eravamo piccoli. Quindi non spoileriamo niente del libro e del film. Dai solo, giusto, no, un accenno. Un accenno. Allora, io perché sono andato a finire in seminario? Perché era appena morto mio padre, e ci ho sofferto molto. E allora volevo scappare. Non c'era mio padre a casa, che ci faccio qui? Volevo scappare, e ancora sto scappando, ecco. Sto già, quindi mi sono trovato in Piemonte, e poi in Umbria, poi quando stavo in Piemonte, io sai che volevo fare? Andare ancora più lontano, volevo andare in missione. Però poi ha prevalso questa voglia di recitare, che era la mia passione. Ed è stato
un grande vantaggio per la cinematografia italiana, assolutamente. Sì. Pensa se avessi scelto un'altra carriera, magari a quest'ora eri pappa, oh. Però... Può darsi. Perché chi poi vedi, anche in questo ambiente, poi interpretando quel personaggio, quello che ero io prima, insomma, mi ha aiutato a crescere molto. Può darsi che se facevo il prete, sì, è probabile che facevo il papa dopo. Avresti fatto carriera, ma guarda, un papa sardo, un papa sul Citano ci avrebbe fatto anche piacere averlo, eh? Non lo vedo. No, pensa che quando io ero molto timido, no? Preparavo le prediche quando diventavo sacerdote, tutte scritte, e le ripetevo. Sono così timido io, ma come faccio a fare queste prediche? Cioè, mi creavo tanti problemi, e ci mancavano degli anni, stavo in ginnasio, quindi figurati, dovevo fare ancora la quinta ginnasio, dovevo fare i 4 anni di teologia, cioè, figurati, vabbè, lasciamo stare. Va bene, torniamo alla tua vera vocazione. Ok Sandro, quindi siamo rimasti ai giorni della stazione, poi sei riuscito con dei lavoretti ad arrangiarti, sì, e a migliorare subito la tua situazione. Certo, poi dopo quando ho conosciuto questo agente, mi ha presentato subito in diverse produzioni, ho fatto il mio primo film, 76 credo, Sturmtruppen con Pozzetto. Bello, lo ricordo. Ti ricordi? Facevi soldato? Poi, era un caporale tedesco. È improbabile immaginarti nei panni di un tedesco. Improbabile, sì, è vero. Dunque, poi ho fatto altri film e poi mi ha chiamato Verdone per fare... Ah no, aspetta, ti devo raccontare una cosa carina. Prima di fare questi film, mi presentavo a Cinecittà, perché me l'ho detto, devi andare a Cinecittà perché prendono personaggi così come te, guarda, vai. E quindi mi presentavo a Cinecittà e c'erano i capogruppi, mi chiamavano... Ci serve una lavandaia, vediamo, vai bene tu, e prendevano una. E poi a un certo punto hanno chiamato uno, mi serve un prete, a cavolo, ho detto, il tuo ruolo. Allora, mi guarda, ma che c'è, la faccia da prete? No, ma va via. Perché, poi dopo cercano, tu pensa... E cercavano un pastore sardo, ho detto ma io sono sardo, mi presento, ho detto ma lascia stare, ma tu non sei sardo, hanno preso pensa, era per una pubblicità, non mi ricordo quale pubblicità, ma avevano preso un milanese biondo. Un po' gli antipodi da quello che dovevi essere tu a quell'epoca, anche adesso. poi invece ho fatto i miei primi film, mi ha chiamato Verdone, ho fatto un sacco bello. Ciao, noi siamo un gruppo di ragazzi che stanno formando una comunità agricola vicino a Città della Pieve, cioè come alternativa all'inquinamento urbano, inteso non soltanto come scorie, eccetera. Sono 7 giorni che te stai a fare tutti i semafori, tutti i pizzi da Roma. Basta, no? Dove vado d'incontro, ma a farla finita, no? Vabbè, comunque ciao, buona giornata. Saluto, ciao. E lì poi ho cominciato a lavorare parecchio, perché Castellano e Pipolo hanno visto il film e mi hanno voluto nel loro film, che era Mani di Velluto con Celentano e Eleonora Giorgi. Se avete delle richieste da fare, fatele, sono in ascolto. Pronto? Pronto? Parlate, pronto! Casa Quiller. Sì, Casa Quiller, chi è al telefono? Il mio nome non ha importanza. Il signor Quiller sta qui e sta bene. Per farlo tornare a casa dovete portare i soldi. La banda dei sardi. E poi dopo, ecco, poi i registi quando mi chiamavano, io funzionavo sul set e mi chiamavano ancora, quindi Castellani e Pipolo mi hanno chiamato per fare il Bisbetico Domato. Allora questa sera io vado in giro così, va bene? No. Ah, ti vergogni? No, è che sento freddo. Oh, ma che cavolo guardi tu? Le hai messe le 30.000? Sì. Come no? Ho pulito pure i vetri. Tutto a posto. Mia moglie è una strega. E poi ancora Asso.
l'aiuto regista di Castellano dei Piccoli mi ha fatto fare altri due film, cioè, continuano a chiamarmi gli stessi, come Steno, Vanzina, e poi ho fatto film grossi, importanti, non commerciali, e non essendo commerciali purtroppo non li hanno visti in molti, che sono Spaghetti House con Manfredi, dove ero un protagonista, insieme a Gullotta. E buono, me lo voglio insegnare anche io questo sugo vegetabile. Come si chiama? Puttanesca. Ti sei offeso? No, si chiama proprio così. Puttanesca, perché? Perché quelle signorine da cui deriva il nome non ci avevano tanto tempo di star presa alla cucina. E allora tra un cliente e l'altro se lo facevano con quello che c'erano dentro casa. Due olivetti, una manciugina. E poi Passione d'amore, un bellissimo film dove ero candidato al Donatello come miglior attore non protagonista. Domenica anda a missa, narra da mamma tua, chi non si fa zammanna a casa e vacante. Scemo. Ma cos'hai da guardare così, ignorante? Poi ho fatto ancora con Dino Risi, Siamo di guerra, con Beppe Grillo, abbiamo girato in Egitto, e poi col cinema ho girato il mondo veramente, ho fatto veramente l'emigrato. Ecco. E da lì è partita la tua strepitosa carriera. In tutto quanti film hai girato? Ne ho fatti credo un'ottantina, credo. Un'ottantina di film. Sì, non li ho fatti, però ecco, nel periodo 80 io ne giravo una decina all'anno. E guarda, ho provato a stampare la tua filmografia e mi prende 2 metri quadri di fogli. Ecco, e non ci sono, non ci sono tutti. E non c'è tutto. Però c'è davvero una lista infinita, e hai fatto anche parecchie serie TV, hai fatto teatro. Sì. Teatro, anche con scuola a Roma. Non sono tu, anche perché io ho girato, tu pensi, ho girato dei film in Francia, francesi, proprio film francesi. Ho girato un film in Germania, con produzione tedesca, Sterne des Sudens, che vuol dire stelle del sud. Ho fatto anche questo. Questo non compare, no, infatti non ho trovato traccia di questo. Tornando al discorso Sandro Ghiani sardo, sì. Ho visto che ci sono un paio di titoli in sardo nel tuo curriculum. Sì. Il Sorsale di Biancos, il film che hai girato. Io ho girato con Piero Livi, girato in Sardegna e una parte in Serbia. Tratto dal libro di Francesco Masala, se non sbaglio, Sorsale di Bianco, quelli dalle labbra bianche, giusto? Quelli dalle labbra Dimenticati. Bianche. I Dimenticati, sì. Bellissimo, bellissimo film, Sandro, quello, mi è piaciuto tantissimo. Sì, io ho letto il libro, ho visto il film, molto molto bello. La festa del patrono ormai era finita e si tornava alla vita di sempre. Con i soliti intrighi e le malignità di paese. Ehi, mammutone! Salute, Cornuto. Io sono Cornuto e lo so, ma voi, Don Adamo, voi mica lo sapete. E poi, se non sbaglio, ho letto che hai fatto un'opera teatrale con un titolo in sardo, Mindiola Andai, qualcosa del genere, o sbaglio? Più che altro era Cabaret. Cabaret. Che, sì. Cabaret, tuttora vado in giro a fare gli spettacoli di cabaret e racconto un po' la mia storia in maniera molto molto divertente. Ma usi anche il sardo? Qualche cosa. Come... in genere di sardo uso i cognomi, per esempio. che conoscono, perché poi in qualche film io ho già detto, insomma, praticamente uso questi cognomi sardi che sono, per esempio, la squadra di calcio, perché faccio vedere che io sono uno speaker del calcio, e quindi racconto che quando ero giovane, insomma, facevo lo speaker e la squadra del Carbonia,
perché io sono di Carbonia. Carbonia famosa per le sue trasferte a Maragalagone, Spavilone, Sant'Lussurgio, Massacra, Trasegara, per se poco sta le sue. Cottone, dai, andiamo. Non mi muovo, sto qua. Questa natura non mi si addice, mi ostica, mi fa schifo. Questa è una schifezza. E tu ci stai bene, tu ci sguazzi nello schifo. Sei una schifezza pure te, ma io non ci sto bene, scusa. Cottone, non parlare male della Sardegna, che la Sardegna è una bellissima terra. C'è Porto Torre, Servariu, Maragalagone, Pavilloni, San Giovanni su Ergio e Villa Massargia. Anche Villa Massargia? Sì. A me che me ne frega. Un momento. La squadra è composta da Melia, Piria, Pidia, Zia, Pira, Spiretta, Porco, Porceddo, Puddu, Congi, Culazzo, in panchina, Marongio, Lai, Loi, lui e la moglie. Cioè, e poi c'è tutta la partita, vabbè. Ma... Bellissimo. Gioco con i cognomi sardi. Bellissimo. Io guarda, su questo aneddoto ho dei bellissimi ricordi da ragazzino. Io sono nato e cresciuto in Piemonte, ma come avrai capito ho il cuore parecchio sardo, mi definisco sardinentale perché sono una via di mezzo, sono nato qua e sin da ragazzino dicevo, quando ti sentivo citare questi nomi dei paesi, tra i quali il mio, io sono originario di San Giovanni su Ergiu, mi inorgoglivi un casino, cioè era un momento bellissimo veramente, quindi sentivo San Giovanni su Ergiu, mi emozionavi, ecco, te lo devo dire. Poi quando sentivo parlare di sardo, ho visto da poco la scena di quando cerchi di salire a cavallo, se non sbaglio, proprio in Passione d'amore, quando continua a dire, non c'è arrenescio. Ti insegna ad andare a cavallo, se no che cavaliere sei. Sì, signor capitano. Su, dammi la gamba. La gamba? La sinistra. Sì, signor capitano. Su! Dove vai? Torna qui. Quando si casca bisogna riprovare subito. Non c'è arrenescio. Ma sì che ci riesci. Talloni riuniti e morbido. Dai, monta. Monta. Su, pronto? Sì, signor capitano. Piano. Su. Bravo, ma sta dritto. Vieni su. Non c'è arrenescio. Sai che quando poi gli amici... E mi scrivono qui a Facebook, mi dicono, ma Sandro, allora sei di San Giovanni su Ergiu? Altri mi dicono, ma sei di Mazzacara, ma sei di... cioè di... Io sono di Carbonia. Che storia, ragazzi, che storia. Avete visto che personaggio incredibile il nostro Sandro Ghiani, la nostra star internazionale, grandissimo, veramente una storia bella. Io direi, regia, abbiamo dei doveri anche, abbiamo uno sponsor che è il Quinto Mirto, non dimentichiamocelo, ma dalla settimana scorsa abbiamo uno spottino, vero regia? Pubblicità. Il primo mirto ti incuriosisce, il secondo ti invita, il terzo mirto ti solletica, il quarto ti gratifica, ma soltanto uno sarà capace di arrivare dove gli altri non possono arrivare. Soltanto il quinto mirto ti farà dire arrodugo. Quinto mirto, il mirto che ti fa dire arrodugo. E arrodugo lo diciamo anche noi, e lo dice anche l'amica Simona Cogodda di Olbia, che la settimana scorsa si è aggiudicata con il nostro piccolo concorso una bottiglia del quinto mirto. Allora, direi, regia, se sei d'accordo, mandiamo, vedo che ci sono dei messaggi che ogni tanto passano, me li mandi in sequenza così salutiamo un po' tutti, non facciamo torto a nessuno, vedo che anche oggi siete in parecchi a seguirci. Laura Chilardi, sempre presente, che ci saluta e prima ha fatto anche dei bellissimi commenti. Aiuto, non riesco a leggerlo, perdonami. Dauda Correa, scusa se l'ho pronunciato male, buonasera a te. Rita Pani, la nostra ospite di due puntate fa, la nostra scrittrice di Carbonia. Monica Steri, ciao Monica, tu se non sbaglio sei mia paesana, o sbaglio, di San Giovanni sei. Ciao, buonasera a te.
Tiziana dice: ciao a tutti, che bei ricordi questi film. Sì, sono dei bellissimi ricordi, un'altra epoca, sarà che avevamo 30 anni in meno, comunque erano davvero dei bei film, dei bellissimi ricordi, hai ragione Tiziana. Laura Chilardi che dice: bella carriera, partito dal niente. Hai visto, Laura, che storia, Sandro, è partito per andare in seminario e guarda, guarda dove è arrivato, che cosa non ha combinato. E le cose più belle ce le devi ancora raccontare nella seconda parte, non te ne andare. Rita Pani dice: film stupendo, adesso non so a quale film si riferisca, credo, mi è sembrato di vederlo passare in Lari Bianco, solo Lari Bianco, mi pare. Vai più piano, Mariano, che non ce la faccio leggere, ho una certa età. Teresa Fantasia dall'Argentina, la nostra amica dall'Argentina, che è stata nostra ospite un paio di settimane fa con la sua bellissima storia. Ciao Gianluca, ciao Sandro, che bella storia. Hai sentito, Sandro, ti salutano anche dall'Argentina. Ciao Teresa. Mazzacara. Sì, Monica deve essere proprio di San Giovanni, conosce tutti i meraudi di San Giovanni. Anna Maria Matta, che è una mia carissima conoscenza. Grande Sandro, troppo forte, complimenti per questo grande orgoglio sardo. È come darle torto. Ciao Anna Maria. Monica Steri ti imbriagala, il mirto dici, non imbriagala, il quinto mirto mette un tantino di euforia, di allegria, ma non ti imbriagala, no. Certo che se te ne bevi due bottiglie, magari. Bene, credo di aver salutato tutti. La seconda parte è ancora più interessante della prima, quindi non ve la volete mica perdere, no? Regia, seconda parte, storia. Sandro, che effetto ti faceva all'inizio, specialmente quando la gente cominciava, immagino, a riconoscerti per strada, a fermarti? Che effetto faceva questo? Tu eri giovanissimo, già così famoso. Da gran timido, io all'inizio ero stivo anche, mi vergognavo. Poi dopo mi sono anche abituato a queste cose, mi faceva piacere, ringraziavo sempre. La cosa strana è che io non mi rendevo conto di che ero così conosciuto. L'ho constatato dopo con Facebook. Cioè, io non pensavo di essere così amato, così famoso. Non ci pensavo. Ho detto: ma guarda, eri una celebrità tua insaputa, non inconsapevole di esserlo. Sì, sì, sì. E beh, i social, da questo punto di vista qua, hanno fatto veramente la differenza negli ultimi anni, perché adesso vedi, anche solo quello che stiamo facendo noi adesso sarebbe stato impensabile qualche anno fa, no? Raggiungere direttamente il personaggio, addirittura io che non sono nessuno, intervistarlo, parlargli, avere a che fare con lui, farmi raccontare la sua storia, questa cosa qui sarebbe stata impensabile qualche anno fa, quindi sì, è vero, i social ci hanno cambiato la vita, a volte in peggio, ma devo dire in meglio, ci danno molte possibilità in più. Comunque dipende da noi, meglio. Da noi dipende. Dipende da noi. Come tutte le cose, gli eccessi non portano mai a nulla di buono, e l'uso sbagliato, no? Come un coltello. Il coltello può tagliare un pezzo di formaggio, può uccidere una persona. Giusto per fare un esempio un po' improvvisato. Ma e quando hai iniziato a diventare famoso, dopo i primi film, ci tornavi in Sardegna ogni tanto? Ma poco, poco. Io sono andato in Sardegna quanto manco? 54 anni. 54 anni, quanto può? Boh, forse sono andato, non lo so, 7-8 volte in tutto, non di più. Ho capito, non hai un rapporto molto, diciamo. No, non è vivi, come ti, spesso, insomma. No, come ti dicevo prima, ero molto attaccato a mio padre. E quindi da quando è morto mio padre io sono scappato dalla Sardegna. Questo è il motivo. Adesso, cioè, quando vado in Sardegna, sì, vedo i miei fratelli, però mi manca sempre mio padre. E quindi quando vado là io devo tornare subito indietro, devo tornare a casa, a Roma. Hai ancora questa ferita che non si è mai più rimarginata? Grande ferita, sì. Immagino. Però me le immagino io le ziette di Carbonia ai primi tempi che ti fanno: ma là su Villo, su De Ghiani, questo che vivi lì a Capodacco, ma qui sono Fiabreri? No, là è quindi Sartori a Roma. Ecco, io sono andato, quando, forse con mia moglie, sono andato, mi pare, due, tre anni fa, non mi ricordo,
Allora, mentre qui mi fermano, mi fanno i complimenti, dove vado? Vado, mi fanno i complimenti, si chiacchiera, mi fa la foto. In Sardegna non c'è questa cosa. Sentivo, io sono andato al mercato, per esempio, al mercato di Carbonia, sentivo da lontano, oh, guarda Sandro Ghiani, oh, guarda Sattore, guarda Gusto. Nessuno mi fermava e mi diceva, ciao Sandro, come stai? Mi piaci come attore, mi fai schifo, cioè niente, nulla, soltanto da lontano sentivo queste voci che dicevano oh guarda, a voce alta sentivo benissimo. Sono riservati, sono riservati, sai com'è Sandro, nemo profeta in bidda, dico sempre io, no? Sì, bravo. Allora, io dico sempre ma sono timidi, va bene così. Con la Rai Radio, però sono andato a fare, ho girato il mondo, guarda, e sono andato anche a Iglesias a fare uno spettacolo. Sì, il titolo era Rai a quel paese. Ho lavorato a Iglesias con, è stata una grossa soddisfazione, con Ita Zenda e Maria Carta. Era il 93. E stava già male, aveva già il fazzoletto in testa lì, che sì. Era quello mio. È carina. Non posso riposare, amore coro, e scende a chieso donze momento. Non viste in quest'ora per la oro, né in dispiacere o pensamento. T'assicuro che a te è solo un bravo, cadamo forte da dopo lo spettacolo mi ha preso sotto braccio e mi ha detto Sandro, facciamo un giretto insieme. Mi fa piacere stare con te, chiacchieriamo un po'. Abbiamo chiacchierato un po', che carina, molto. Sandro, una domanda che di solito faccio ai nostri ospiti emigrati, però credo che con te sia un po' diverso e di sapere già la risposta. Di solito chiedo, il tuo essere sardo, la tua provenienza geografica a qualche modo influito, cioè hai subito delle discriminazioni per questo durante la tua vita oppure no? Ma credo che nel tuo caso ti ha dato più agevolazioni, più benefici che discriminazioni, o sbaglio, sì. Sandro? Al contrario, sì, tutt'altro, altro che, hai ragione. Il tuo essere sardo, perché tu sei, per antonomasia, sei il sardo dei film. Cioè, quando uno pensa a quello che faceva il sardo sei tu. Tu sai, quando quelle poche volte che sono andato in Sardegna, sentivo qualcuno che diceva, oh, guarda il sardo, io in Sardegna, il sardo. Bellissima questa. In Sardegna, sì, essere il sardo. Un'altra cosa, che io tornerei in Sardegna volentieri, però dovrei avere... dovrei tornare a Caputacquas, avere 6 anni e correre con con una ruota di bicicletta spinta con una canna, come si faceva da piccoli, scalzo sulla strada sterrata. Questo sì, sarebbe bello, ma prima o poi una macchina del tempo ce la dobbiamo inventare, Sandro. Quella sì che sarebbe l'invenzione. Tornerei volentieri, guarda. Se mi dai un passaggio vengo anch'io. Ti posso dare un altro cerchione di bicicletta? Un altro cerchione e un altro bastone. Sandro, hai qualche particolare ricordo della tua infanzia in Sardegna? Qualche ricordo che conservi nel cuore e vuoi condividerlo con noi? Il mio ricordo è quello che ti ho detto adesso. la mia infanzia,
Ero un selvaggio, insomma, vorrei tornare selvaggio, tutto qui. Il resto non... Io ho vissuto la Sardegna, la mia Sardegna, da 2-3 anni fino a 10 anni, poi basta, poi e quel periodo lì era bellissimo, veramente. Cioè, era il periodo in cui si socializzava molto con gli altri, si andava a vendemmiare tutti insieme, si andava a raccogliere il grano insieme, si facevano i giochi di carnevale, si facevano i fuochi a San Giovanni, cioè tutte queste belle cose. Io andavo, salivo sugli alberi a vedere se si schiudevano le uova degli uccellini, cioè, quello era il mio mondo. Che meraviglia. Grazie per averlo condiviso, Sandro. Prego. Sandro Ghiani, anche scrittore, mi sembra che hai scritto un libro con una scrittrice sarda. Raccontaci un po', Sandro. Ho scritto un libro che si intitola L'angelo della porta accanto. E sono 4 racconti particolari. Il primo racconto ora è una sceneggiatura. Penso entro l'anno diventerà film, lo girerò a Bari. Il titolo è Un cuore grande così, è un giallo. Ci sarà anche la partecipazione di Lino Banfi. Addirittura, bello, una bella ho reunion. Scritto, ho scritto il libro con Susanna Trossero di Carbonia, lei è una bravissima scrittrice. Ho scritto altre cose, però ancora non le ho pubblicate. Piano piano. Non c'è fretta. Quindi rivedremo la coppia Lino Banfi Sandro Ghiani sotto diverse vesti rispetto a quelle, sì, a cui siamo abituati a vedere. Non più De Simone, non più il commissario, ma qualcos'altro. Io avrò un piccolissimo ruolo che ho scritto per me, ma sarò il regista del film. Hai altre esperienze da regista? No, questa è la prima. E la seconda sarà Pane e Zucchero. Benissimo, guarda, siamo impazienti di vederli. Sandro, c'è qualche aneddoto della tua carriera, qualche storiella curiosa che ci vuoi raccontare? Su 80 film, chissà quante ne avrai. Scegliene una al volo e raccontacela, che siamo curiosissimi. Al volo ti posso dire. Allora, io ho girato un film con, ne ho fatti due, Stormtroopers e Liquirizia, con Samperi. L'assistente alla regia era una ragazza di 20 anni, biondina, occhi celesti, mi piaceva molto. L'ho corteggiata. Alla fine ho detto, scusa, io mi piaci, e mi ha risposto, guarda, non mi interessa, non mi interessa, perché ho bisogno di lavorare, mi interessa il lavoro, basta, il resto non mi interessa niente. E, vabbè, sai chi era questa? Non ho idea. Susanna Tamaro, la scrittrice. Ah, poi quindi lei magari sei stato proprio tu a ispirarle Va dove ti porta il cuore. Non credo. Non lo sapremo mai. No, non bello questo aneddoto. Mi ha allontanato subito, non credo che sia io. Beh, è andata dove portava il cuore a lei, magari. Purtroppo era in un'altra direzione. Invece ce ne sono altri, tanti, per esempio con questi attori carini, i più importanti sono sempre i più gentili, i più carini. Mi ricordo che Celentano aveva la sua roulotte doveva cambiarsi, e noi avevamo il nostro camerino. Lui che faceva? Prendeva i suoi vestiti di scena, li portava nel nostro camerino, dove c'erano gli altri attori, e si cambiava lì. E tutti... I produttori, gli organizzatori, scusa Adriano, ma tu hai detto no, io voglio stare con i miei compagni, io voglio stare qui, mi cambio qui, va bene. Ciao. Che grande, che umiltà. Sì, grande, lui era così, ecco, io poi mi ricordo queste cose, mentre invece
Poi mi ricordo a Torino, ecco, ho girato Passione d'amore insieme a Laura Antonelli. Ah. Io ero ancora molto timido, stavo alle prime armi. In trattoria la sera mi sono messo a tavola da solo, stavo lì, e invece Ettore Scola stava su un altro tavolo lì vicino insieme a Laura Antonelli. Io li guardavo, continuavo a guardare, ho detto: ma guarda te, sto vicino a questi grossi personaggi. A un certo punto Scola mi chiama e mi dice: ma Sandro, scusa, ma che ci fai lì da solo? Vieni qui, vieni a mangiare con noi. E quindi io ho mangiato fianco a Scola, che era uno dei migliori registi in quel periodo, e con Laura Antonelli, che era una, una donna meravigliosa. Chissà che emozione. Una grande emozione. Grande, eri un ragazzino, immagino, guarda, chissà che tu fai il cuore davvero. Laura Antonelli è stata un'icona, insomma. Beh, in quel periodo sì, in quel periodo era sì. Più amata. È un bel ricordo, ho una bellissima foto con Laura Antonelli. Bello, bello quel film, Passione d'amore, è veramente un capolavoro. Peccato bello. Che come hai accennato tu prima, non ha avuto l'attenzione che avrebbe meritato. Sì, si ricordano di me per i film commerciali, ecco, si vedono di più. E questi film di cassetta. Più impegnativi, no, ecco. Mi riconoscono per De Simone. De Simone, ormai mi chiamo De Simone. Che ero De Simone, questa volta ci avevo visto molto chiaro. E di chi sono questi? E Simone, che mi guardi sempre con quella faccia da ebete? Questo mi stai dicendo a me, balliemo? C'è la miseria. Ha funzionato. E come è che a te funziona sempre tutto, a me non funziona niente? Calma, stai calmo. Signor commissario. E Simone, via dalle palle! Ah, sei sempre in mezzo, come giovedì stai? E allora, sei rotto, bussa. Bussa! Come cavolo è che a te funziona sempre? Perché a me non deve mai suonare niente? Tu pensa che addosso una persona a Bracciano che vende le magliette, sai, con le scritte, eccetera, e sta preparando delle magliette con la mia caricatura, e sotto c'è scritto De Simone. Ormai nell'immaginario collettivo sei identificato come De Simone, e invece hai fatto altri almeno 79 film, dicevamo. Oltre che tanti. Quello, e che film, anche dei ruoli seri, importanti. Quindi non solo importanti, protagonista, coprotagonista, candidato, hai detto, al Donatello, al Davide Donatello, proprio con Passione d'amore. Di Scola, ricordiamo, non stiamo parlando di un registucolo, Scola insomma è stato un grandissimo della regia italiana, nomi che non ci sono più nella scena del cinema italiano, no. Purtroppo i Dino Risi, gli Scola, Scola. Antonioni, Manfredi che Manfredi. Spaghetti House mi ha voluto vedere a casa sua e mi ha fatto sedere, stai comodo Sandro, adesso prendiamo la sceneggiatura, facciamo un po' ripassiamo un po' la sceneggiatura, vuoi un caffè? Guarda che non è la Vazza, e lui allora faceva la pubblicità della Vazza. Oh, è la Vazza, più lo mandi giù e più ti tira su. Carino, poi mi ha richiamato per fare Un commissario a Roma, che è una serie televisiva per Rai 1, abbiamo girato anche in Spagna su quella serie. Carino, molto carino. Bellissimo, Sandro, grazie per averci raccontato questi aneddoti. Io starei qua ore e ore a chiederti, perché sono curiosissimo, e tu credo che abbia da raccontare per, non ore, per giorni. Avrai dei ricordi, avrai il cassetto dei ricordi che ridonda di aneddoti bellissimi, e immagino. Sai, c'è uno, io ho girato con Banfi, commissario Zagaria a Lecce qualche anno fa, due Mediaset. L'autore, che mi ha seguito anche in altri film, ha detto: Sandro, un giorno noi ci metteremo a tavolino e scriveremo un libro e scriviamo tutti questi aneddoti
no? Che sono nati mentre giravi i film, nel cinema, insomma. Perché ci sono delle cose carine, veramente carine, e bisogna scriverle. È una bellissima idea, Sandro. Realizzala, perché credo che valga proprio la pena. Tu stavi dicendo che tramite i social hai scoperto quanto sei amato e conosciuto. Ci sono migliaia di persone che un libro così lo stanno aspettando a braccia aperte, che vogliono sempre, sono affamati di conoscenza, di saperne di più. Vediamo, adesso io scrivo queste cose con l'ausilio di mia moglie, naturalmente. E poi vediamo. Hai il braccio destro che ti dà una mano nella stesura? Sì, tutte e due braccia. Braccio sinistro e destro. Sì. Curiosità, Sandro, noi siamo curiosissimi di tutti i colleghi attori che hai avuto, con i quali hai lavorato, grandissimi nomi della cinematografia italiana. Con quale ti sei trovato meglio a recitare, o come persona fuori e dentro il set? Una parola. Bella scelta, bella. Allora, ti dico: Celentano, Banfi, Manfredi, Sordi, Verdone, Montesano, benvenuti, se te dico tutti. Hai fatto giusto dei nomi, proprio, guarda, sconosciuti, proprio dilettantini, porca miseria, complimenti. E beh, immagino che... Ci vediamo, ti dico anche gli altri, perché è troppo... Allora, semplicemente con tutti, dai, perché comunque hai avuto davvero, sì, davvero dei grandi colleghi. Sandro, a questo punto, guarda, noi staremo ancora ore e ore e ore, faremo 3 puntate, 4 puntate solo su di te, ma i tempi televisivi sono questi, dobbiamo lasciarti, anche perché tu avrai il tuo bel da fare, ti abbiamo già rubato parecchio tempo. Ti ringraziamo. Hai saltato la cena? Sì. Aia! Sì. Mea culpa. Sandro, ti devo una cena, questa è una promessa, eh? Vabbè. Te la faccio recuperare, la recuperiamo poi assieme la prima occasione, finalmente, quando ci toglieremo finalmente dai piedi quello dannato Covid. Ricordati che sono vegetariano. Sei vegetariano? Niente maialetto? No, no. Niente maialetto, quindi? E vabbè, ci facciamo una mangiata di carciofi, fave e altro, non è che... Pecorino? Volentieri. No, già ci arrangiamo lo stesso. Va bene? Sì. Grazie ancora per aver partecipato alla nostra trasmissione Emigrati. Grazie, quando allora eravamo noi. È stato un onore immenso, veramente, poter intervistare un personaggio simile. Grazie, 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 Sandro. Come si dice a Torino, a Sibiri, a Trabortasa. Ciao. 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 Grazie, ciao. Che personaggio il Sandro, una persona davvero spettacolare, anche fuori dal set, avete visto. Abbiamo avuto la fortuna di intervistarlo, di ascoltare aneddoti che forse non aveva mai raccontato in pubblico, e ci ha fatto un grandissimo, grandissimo onore questa cosa qui. Una persona umile, di un'umanità davvero infinita, veramente una bella persona. Poi avete visto come da un evento così tragico come quello che ha subito quando era ancora bambino, abbia saputo poi, diciamo, vivere una vita, insomma, girarla a suo favore anche questa cosa qui, perché da quell'evento è poi andato via dalla Sardegna, andando via dalla Sardegna è poi nato come attore, e siamo qui a parlarne con voi questa sera. Bello, 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 bello davvero. Grazie ancora a Sandro, la cena è in sospeso, pecorino è pronto, le fave, il carciofi anche, non ti preoccupare che ci arrangiamo, il quinto mirto ovviamente lo porto io. Leggiamo un paio di messaggi prima della chiusura, prima di darvi appuntamento alla prossima puntata. Tiziana Costa dice: Sandro è un mito degli anni 70, 80, io ci aggiungo 90, 2000, 2010, 2020 e ancora, perché avete sentito che ha il cassetto pieno di progetti e mica smesso, lui continua, 2 film nel cassetto in uscita quest'anno, quindi in bocca al lupo per il tuo proseguimento di carriera, Sandro.
Un grande dolore ancora molto vivo, dice Monica Steri. Eh sì, avete visto come appunto questo dolore l'abbia segnato per sempre e se lo porti ancora adesso che adulto. Maria Andrea Indimenticabili, dice Teresa Fantasia. Sì, ho scelto di inserire questo piccolo omaggio, ricordo, a due personaggi così importanti come Maria Carta e Andrea Parodi, perché li ha citati e ha raccontato questo aneddoto Sandro di Maria Carta, bellissimo. Mi sembrava doveroso inserire un piccolo omaggio a queste due grandi voci della Sardegna. Un saluto da Livraga, ce lo manda Nuccia Malduca. Ciao Nuccia. Laura Chilardi dice: De Simone è un mito. Eh sì, hai sentito che storia? Adesso ormai tutti lo riconoscono come De Simone, addirittura stanno facendo le magliette. Ormai lui è De Simone. Si è cucito addosso questo personaggio. Ne ha fatti altri, ne ha fatti molti altri. Bravo per la trasmissione, dice questa signora che è una mia vecchia conoscenza. Ciao Anna Maria e grazie. Bellissima intervista, bravo Gianluca, ma sono io. Stai dicendo bravissimo a me. Ma grazie Tiziana, onorato. Faccio del mio meglio, ci provo. Ed è bellissimo condividere tutto ciò con voi, siete voi che mi date la forza. Complimenti davvero Monica Steri, che dice anche continua a deliziarci con queste interviste pazzesche. Eh sì, ce ne saranno ancora tante, una più bella dell'altra, una storia più interessante dell'altra, sia di persone note che di persone meno note. Come in questo caso abbiamo il personaggio, la star, la celebrità, ma abbiamo anche molte storie di molta gente sconosciuta che ha delle bellissime cose da raccontarci. Tanto per dirne una, la prossima puntata, che attenzione, dalla prossima settimana saremo a sabati alternati, un sabato sì e un sabato no, quindi sabato prossimo non saremo in onda, torneremo sabato 13 con una storia di una giovane immigrata, perché non ha poco più di 35 anni, una giovane immigrata, una scrittrice che ha girato mezzo mondo eppure ha già un sacco di cose da raccontarci, ne ha talmente tante che alcune le ha infilate in ben tre libri che ha scritto, perché è anche una scrittrice. Quindi andremo a Bologna a incontrare Maria Chiara Farina. Vi aspetto qui sabato 13 febbraio, stessa ora, stesso canale. Iscrivetevi al canale Facebook, YouTube, etc. che così vi avvisa quando c'è la diretta e non dovete più impazzire a cercare il link. Mettete il mi piace alla pagina, invitate gente, portate cricca che ci beviamo un bel quinto Mirto tutti insieme. Grazie ancora a tutti, grazie soprattutto a Mariano per la paziente regia, grazie ancora di più a Sandro perché nonostante lui sia una star e io sia nessuno, diciamolo, ci ha concesso questa bellissima intervista. E grazie soprattutto a voi che ci seguite. Ciao, Asibiri, alla prossima.